L'Ankerhand Popping Frog nasce dall'esigenza di avere una rana con la bocca popper, ma con le caratteristiche della ormai super apprezzata Compact Frog. Ha la coda in elastici tagliati alla giusta misura, gli ami forgiati, due possibilità di movimento: il classico pop che sposta molto acqua o il nuoto che fa una rotazione di 180 gradi. Ve la faccio vedere in acqua. L'Ankerhand Compact Popping Frog. Come abbiamo detto prima, due possibili recuperi. Quello che mi piace di più è quello VTD, muove molta acqua e soprattutto vedete quanto è mobile questa rana. Le zampine o gli elastici posteriori, come li vogliamo chiamare, si muovono ancora dopo aver fermato il recupero ed è veramente facilissima da manovrare. Quello che mi piace tanto delle rane Lankerant è come collassa la rana e la percentuale di ferrate che riesce a garantirci. L'altro movimento di cui abbiamo parlato è quello più lineare, che muove tantissima acqua grazie alla sua bocca cava.